Una buona serata e benvenuti a questo nuovo aggiornamento con l'informazione di TV6. In apertura alla pagina del lavoro nel 2022, l'Abruzzo si attesta tra le peggiori in Italia per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Secondo uno studio della CGIL, nella nostra regione gli infortuni sono aumentati del 66% rispetto al 48% del dato nazionale. Vediamo. Sono aumentati del 66% gli infortuni sul lavoro in Abruzzo nel periodo gennaio-maggio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Un dato peggiore di quello del resto d'Italia, dove la crescita è stata del 48% e che attestano la nostra regione al terzo posto di questa triste classifica, superata solo da Campania e Liguria. Numeri che confermano tutte le preoccupazioni denunciate dalla CGIL nei mesi scorsi, ma che paiono essere cadute nel vuoto. Sono stati complessivamente 7.628 gli infortuni nei primi 5 mesi dell'anno, 3.046 in più del 2021. Di questi, 2.333 in provincia di Chieti, più 56%, 1.411 all'Aquila, più 45%, 1.767 a Pescara, con una crescita del 55%. Chiude la provincia di Teramo, che con 1.208 infortuni raddoppia il dato dello scorso anno, attestandosi con un più 109% tra le province d'Italia in cui più alto è stato l'aumento percentuale degli incidenti sul lavoro. Un aumento causato in particolare da scelte organizzative volte ad affrettare i tempi di lavorazione sia per ragioni di offerta commerciale che per corsa al bonus. Non è un caso, infatti, che se si escludono gli infortuni Covid, ad essere maggiormente colpiti sono i settori del trasporto e magazzinaggio, 749 infortuni, e quello delle costruzioni, 367. A ciò si somma la sempre più elevata precarizzazione del mondo del lavoro: ogni 10 nuovi contratti, 8 sono precari e 3 di questi di durata inferiore ad un mese. Una condizione che espone maggiormente al rischio infortuni, scarsa conoscenza della professione, formazione spesso assente e elevata ricattabilità di chi non rischia di non vedersi rinnovato il contratto nel caso denunci problemi di sicurezza, sono il mix perfetto perché aumenti il rischio di incidenti. Ed ora i numeri della pandemia: sono 2.714 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi 2.006 tamponi molecolari, 8.894 test antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore. 190 pazienti, più 21 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 5 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva. Oggi però fa sapere l'assessorato regionale alla sanità che per un problema tecnico non saranno trasmessi i dati relativi a tutte le consuete voci del report. I riallineamenti verranno eseguiti nella giornata di domani. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha presieduto all'Aquila, unitamente al commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Corrado Gisonni, la cabina di coordinamento e verifica delle attività di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. Il progetto di fattibilità tecnico-economico sarà presentato mercoledì 13 luglio. Vediamo. Noi abbiamo riunito oggi un tavolo istituzionale, che è quello previsto dalla legge, che ogni semestre è tenuto a fare, a cura del sottoscritto che lo presiede, una relazione al governo sullo stato di avanzamento dei lavori. Nell'occasione odierna il commissario ci ha anticipato appunto l'esito di questa progettazione preliminare, si chiamava così una volta, oggi è un progetto di fattibilità tecnica economica. Con il quale cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Finalmente questo, diciamo, lungo lavoro portato avanti con il commissariamento del tema dell'acquifero del Gran Sasso per la sua messa in sicurezza ha terminato tutta la lunga fase di acquisizione di elementi conoscitivi, di studio, di analisi, di verifica dell'attuale consistenza dei manufatti, di come funziona quella rete, quel sistema e così via. E si prefigura finalmente una soluzione che può compartimentare tutti e tre i segmenti, dalle captazioni dell'acqua potabile, i laboratori del Gran Sasso e l'attraversamento autostradale attraverso il trafolo, rendendo tutte e tre queste vicende assolutamente autonome e indipendenti l'una dall'altro, anche se coesistenti all'interno di uno stesso, lo chiama Gisonni, un condominio impossibile. Noi dobbiamo rendere possibile la convivenza
in questo condominio di fatto e darvi anche delle regole che consentano di farlo nella sicurezza di tutti, a cominciare dalla sicurezza dell'acqua potabile che va nei nostri acquedotti, che è già tuttora molto sicura, perché voglio tornare a dire che gli acquedotti GSA e Ruzzo sono tra gli acquedotti più vigilati e meglio monitorati d'Italia e del mondo, e quindi l'acqua che scorre nei rubinetti serviti da questi due consorzi è un'acqua assolutamente sicura. Cambiamo argomento, la Procura della Corte dei Conti dell'Aquila ha puntato l'attenzione sullo stanziamento di 6 milioni per ospitare per 6 anni, a partire dal 2020, il Napoli Calcio per il ritiro precampionato a Castel di Sangro come attività di promozione turistico dell'Alto Sangro e dell'intero Abruzzo in un periodo segnato dal Covid. I magistrati contabili contestano un presunto danno nell'ambito di un'inchiesta scattata nell'ottobre 2020. Soddisfatto il gruppo del Movimento 5 Stelle Regione che si è sempre espresso perplessità in merito a questo accordo. Vediamo. Noi accogliamo con grande soddisfazione comunque l'apertura di queste indagini. Noi, come ha ricordato bene lei, è dal 2020 che denunciamo l'accaduto. È bene anche capire qual era il momento, perché noi eravamo a inizio pandemia nel 2020, quindi c'è stato l'iniziale impatto maggiore dell'emergenza sanitaria, soprattutto sul piano sociale ed economico. Quindi già al tempo 14 milioni di euro, più di 14 milioni di euro che potenzialmente potrebbero arrivare a gravare sulle casse di Regione Abruzzo, nel frattempo sono state già pagate due annualità di questa convenzione, erano al tempo fondamentali e indispensabili per le iniziative, soprattutto in ottica economica e sociale in quel momento. La Regione Abruzzo stanziò per il ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro la somma di 1.200.000 euro per ogni anno di ritiro precampionato dal 2020 al 2025 per un costo complessivo di 14 milioni di euro. L'esposto in procura già sta compiendo i primi passi. Il sospetto è quello di un danno erariale alle casse regionali. Contestammo anche quelle che furono le scelte, perché vennero fatte queste scelte al di fuori di quelli che sono i limiti e le prescrizioni fatte dalle leggi nei confronti dell'ente regionale per quanto riguarda l'adozione di spesa. Al tempo non c'era neanche una copertura finanziaria di questa convenzione. Sappiamo benissimo che è impensabile, impossibile per un ente pubblico procedere ad assumere delle obbligazioni senza avere a monte una programmazione economica. Oggi arriviamo con questa apertura, con l'ipotesi, a quanto pare sembrerebbe l'ipotesi di reato quella proprio del danno erariale, che va a confermare quanto avevamo inserito all'interno dell'esposto. Ed è presente che a distanza di 2 anni e mezzo la Regione si trova ancora occupata a rifondere gli indennizi e i danni subiti dal Covid alle imprese abruzzesi, quindi una latenza assolutamente insostenibile. Come, per rimanere ancora di più su questo territorio, quei 14 milioni, una parte di quei milioni potevano benissimo essere programmati ad esempio su un'opera fondamentale per questo territorio come l'impianto irriguo. Andiamo ora all'aeroporto d'Abruzzo, perché ci sono dati positivi riguardo i transiti di passeggeri da e per l'Abruzzo. I numeri si avvicinano a quelli pre-Covid. Soddisfatti i vertici della saga. Paolo Renzetti. Numeri più che positivi per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, che dopo un aprile, maggio e giugno di assoluto rilievo punta al sold out a luglio ed agosto. La saga spera di poter avere dati simili a quelli pre-Covid, dunque del 2019, come spiega il presidente Vittorio Catone. Abbiamo chiuso anche la mensilità di giugno con numeri in aumento rispetto al 2019, che erano già numeri importanti, e il numero massimo raggiunto da Abruzzo Airport. Aprile, maggio e giugno segnano un'importante ripartenza. I servizi, con le difficoltà del caso, ma sono stati erogati dignitosamente, e ci presentiamo a un luglio-agosto con numeri altrettanto importanti. Aeroporto d'Abruzzo che non è stato praticamente toccato anche dall'ondata di scioperi che c'è stata nelle ultime settimane in altri scali italiani. Sì, tocchiamo ferro tra virgolette, perché è previsto qualche altro sciopero nei prossimi giorni e probabilmente anche nei prossimi mesi. Quelli precedenti non ci hanno toccato direttamente, è logico che qualche piccolo disservizio, prevalentemente dei ritardi dovuti ai ritardi avvenuti negli scali europei, c'è stato, ma comunque abbiamo garantito gli interi servizi. Resta la questione dell'allungamento della pista. La scadenza del 31 dicembre in questo caso rappresenta il primo decisivo step. Le novità sono all'ordine
ordine del giorno, il mio primo pensiero di ogni mattina e l'ultimo prima di andare a dormire, perché la questione è solo ed esclusivamente burocratica. È un iter partito nel 2008, finanziato nel 2010, che ha visto la luce con la fine della conferenza dei servizi nel 2022, 12 anni dopo. Io ogni giorno, ogni volta che vengo in aeroporto, ho il timore che qualche ente possa dire ancora una volta la sua, ma qui siamo agli sgoccioli. Entro il 31 dicembre dobbiamo assolutamente bandire la gara, i documenti sono tutti a posto e faremo di tutto per bandire la gara nei termini previsti. Andiamo a Teramo, dove sono stati ultimati i lavori sulla rotonda situata all'incrocio tra il Ponte San Gabriele e la circonvallazione Ragusa alle porte di Piazza Garibaldi. L'assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari parla di questo e di altri piccoli lavori che interesseranno la città da qui al breve periodo. Era un'altra di quelle cose temporanee che erano state fatte e che purtroppo ci ha accompagnato per diversi lustri. Adesso abbiamo messo fine alla rotondina provvisoria, abbiamo fatto questa bella rotonda, i lavori sono stati fatti veramente con tempi celerissimi, il risultato mi sembra ottimale, non ci sono state polemiche, non ci sono stati grandi problemi sulla viabilità, credo che il lavoro sia stato apprezzato sia per la celerità che per la qualità del lavoro. Con questo abbiamo concluso proprio il lavoro di sistemazione sia della rotonda di via Fonte Regina che della rotonda qui di Ponte San Gabriele. L'anno scorso iniziammo i lavori nel periodo quasi a ridosso della riapertura delle scuole e qualche piccolo disagio fu creato alla viabilità. In questo caso abbiamo ritenuto di iniziare i lavori volontariamente a ridosso della conclusione dell'attività scolastica, del trasporto extraurbano, e quindi diciamo che abbiamo ovviamente avuto in questo caso ragione rispetto forse all'altra volta che qualche disagio è stato creato. Non solo il Ponte San Gabriele ma anche l'accesso alla città, credo che nonostante qualche piccola resistenza iniziale sulle modalità, la larghezza e quant'altro, adesso i cittadini hanno iniziato a percepire anche la bontà del lavoro, molti ci continuano a fare i complimenti per quell'ingresso che si sta concludendo con la sistemazione dei passaggi pedonali protetti. Devo dire è un lavoro che si è concluso e si è concluso molto bene. Mi ha messo il lavoro altrettanto, c'è stato questo incidente, purtroppo un incidente che ha creato dei disagi all'impaccato del viadotto, che ha creato problemi alla struttura tirando fuori i ferri di carpenteria, e questa cosa ovviamente ha necessitato un intervento di somma urgenza che è stato fatto in tempi celerissimi con la sistemazione di lamine di fibra di carbonio che hanno riconferito alla struttura la stessa resistenza meccanica, per cui nel giro di una settimana il lavoro è stato eseguito, riaperto, ed è stata fatta anche un'attività di macchiaggio proprio di manutenzione ordinaria all'intero impaccato con la sistemazione del verde circostante. Restiamo a Teramo, sarà un ente completamente diverso, ha esordito così il presidente del BIM che raccoglie ben 26 comuni tra le vallate del Vomano e del Tordino, Giuseppe D'Alonso, nell'incontro avuto questa mattina a Teramo con gli organi di informazione locale. L'occasione è stata quella della presentazione ufficiale del nuovo piano di comunicazione pubblica integrata. Credo che questa mattina sia proprio il voltapagina di un consorzio che si pone all'attenzione dei territori, che ha un modo diverso di approccio alla tutela dei territori stessi in un piano comunicativo che appunto è la stura, come dico sempre io, per rilanciare un comprensorio in grosse difficoltà. Piano comunicativo al fianco dei sindaci, al fianco delle amministrazioni, dei territori, un piano comunicativo che è inclusivo della stessa stampa, poiché abbiamo invitato tutti gli addetti ai lavori per pianificare con loro quello che è il percorso che vogliamo fare. Una somma importante che abbiamo messo in disponibilità come esecutivo per appunto dare risposta a queste iniziative, creando anche uno staff, un addetto stampa all'interno del consorzio stesso, perché non è tanto spendere le somme ma spenderle nella maniera giusta. Inizia un percorso dove il BIM farà conferenze stampe per comunque tutti i territori, mettendo in disponibilità la struttura
struttura, non solo in termini strumentali ma anche di organico. Come dicevo prima, abbiamo attrezzato uno staff che sia disponibile per il supporto alle tante iniziative che faremo, e non sono solo eventi manifestativi ma anche progettuali. Penso all'eolico, penso al PNRR, penso all'assemblea che abbiamo fatto, a quel laboratorio di pensiero insieme alla Federvim. Quindi un consorzio che cambia volto, un consorzio che è più propositivo, un consorzio che sarà al fianco delle varie strutture, a partire dal zooprofilattico nel mese di settembre, questa grande organizzazione dove il consorzio ci sarà e continuerà ad esserci. Torniamo a Pescara, perché questa mattina gli esponenti del Partito Democratico hanno illustrato le iniziative che si svolgeranno all'interno della Festa dell'Unità. Il tema è quello della nascita della nuova Pescara. Domani sarà ospite il ministro Andrea Orlando. Ritorniamo con la Festa dell'Unità che tanti nostri iscritti ma anche simpatizzanti aspettavano, un evento comunque per la città di Pescara, visto che l'amministrazione comunale è anche un po' in difficoltà, no? Su questo tema, quindi diamo anche il nostro piccolo aiuto. Una festa provinciale che abbiamo voluto fare però a Pescara proprio per attirare l'attenzione sul capoluogo. Un evento incentrato su due tematiche, cioè il rinnovamento generazionale, cioè il lavoro che stiamo facendo come segreteria provinciale di Pescara, quindi con una giornata dedicata ai giovani sabato, una giornata, i giovani democratici proprio, è stata proprio un'iniziativa nazionale, quindi molto importante per noi. E poi ecco il lavoro, la questione del lavoro che in questi giorni è fondamentale anche dopo la crisi sanitaria degli ultimi due anni, quindi la presenza del ministro Orlando ma anche dei segretari delle tre confederazioni sindacali per poter discutere di questo delicato argomento. Tre giorni di Festa dell'Unità Villa De Risis a Pescara, tanti temi, quello del lavoro ma non solo, ci saranno dibattiti con i cittadini? Ma si torna finalmente a riunirsi, a stare insieme in maniera conviviale e a parlare di politica in un parco dopo due anni di pandemia in cui è stato impossibile, è stato tanto difficoltoso riunirsi facendolo in remoto, ora finalmente torniamo in mezzo alla gente, questa è la cosa più importante. Lanceremo qui una visione comune per Pescara anche in un'ottica di nuova Pescara, noi abbiamo questo grande progetto che stiamo sostenendo, pancia a terra, di fusione dei comuni, e quindi questo è il luogo ideale per cominciare a parlare, lanciare una visione e una sfida per Pescara. Avremo anche, ci aiuteranno anche degli ospiti nazionali e locali, e noi speriamo di poter in questa festa lanciare e coinvolgere tutto il campo del centro-sinistra per cominciare a progettare Pescara nuova, la nuova Pescara. L'Antico in Piazza, rassegna mercatale di curiosità, antiquariato e collezionismo che si svolge a Chieti ogni quarta domenica del mese, avrà presto una nuova vita. L'assessore con delega al commercio Manuel Pantalone ha annunciato il nuovo bando che andrà ad individuare il gestore dell'iniziativa. Abbiamo indetto il bando, l'avviso per la selezione dell'associazione che poi gestirà il mercato dell'Antico in Piazza, previsto per la quarta domenica del mese. Abbiamo voluto rafforzare il principio della qualità, abbiamo strutturato un avviso che insomma ponesse al centro proprio il rispetto di quelli che sono i requisiti che siamo certi daranno al mercato dell'antiquariato della nostra città una caratteristica importante, perché noi dobbiamo cercare di far sì che sia un appuntamento appunto caratterizzante non soltanto della nostra città ma dell'intera regione, come un po' quelli che sono i modelli virtuosi in giro per l'Italia. Ecco, ci tenevamo da tempo, abbiamo concretizzato un progetto che siamo convinti ci porterà a realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati, ma anche a beneficio di tutto l'indotto. Insomma, nel bando noi abbiamo indicato un massimale di 80 posteggi, è chiaro che è un numero massimo, ma siamo convinti che tante saranno le adesioni, tante saranno le risposte, e poi quello che sarà il compito della commissione è proprio quello di valutare al meglio l'indirizzo che abbiamo dato. Lo ripeto, è proprio quello della qualità, perché riteniamo che la nostra città meriti un mercato dell'antiquariato di livello e che possa essere attrattivo per tutto il territorio. Pescara Jazz, Funambolica, Simple Mind sono alcuni degli appuntamenti di rilievo che si terranno nel capoluogo adriatico nell'ambito del cartellone dell'ente manifestazioni pescaresi.
Un'estate di grandi eventi a Pescara, grazie all'ente Manifestazioni Pescaresi. Presidente, tante le manifestazioni che i turisti pescaresi potranno seguire a luglio e ad agosto. Sì, quest'anno veramente abbiamo fatto un bel cartellone, una parte già è stato svolto a giugno presso il porto turistico con Funambolica e la prima parte del Pescara Jazz con autori italiani. Adesso invece ci trasferiamo direttamente sul Teatro d'Annunzio, dove avremo altre importanti manifestazioni nel Pescara Jazz, nel teatro e anche per quanto riguarda il Funambolica, gli ultimi appuntamenti del cartellone di Funambolica, che ce l'avremo il 7 e l'8 l'8 e il 9 di luglio, e il 10 invece poi avremo al Teatro d'Annunzio un appuntamento nuovo nella comicità di Zelig direttamente alle Franz, che ci vengono ad allietare con la loro presenza, con le loro battute sempre abbastanza un po' alla inglese, no? Con humor inglese. E invece sempre nel D'Annunzio avremo poi un appuntamento importante sempre nell'ambito del teatro con Drusilla Foer. Il 14 c'è il grande concerto dei Simple Minds, che finalmente possiamo poterlo portare a conclusione, perché per il problema del Covid purtroppo abbiamo dovuto rimandarlo dal 2020 al 21, e finalmente nel 2022 è possibile svolgerlo. E poi non ci dimentichiamo anche che ad agosto avremo tantissimi appuntamenti nell'ambito dell'Arena Cinematografica, con alcuni appuntamenti gratuiti e altri ingressi di prime visioni, quest'anno avremo anche la seconda edizione del Future Pop, musica un po', appunto come dice il nome, popolare, ma non popolare nel senso di musica, è una musica che vede anche nel futuro, come musica di nuovi artisti emergenti. E avremo l'appuntamento con Franco 126, Venerus, e poi uno stage di 3-4 autori, artisti locali e anche di importanza nazionale, meno conosciuti dal pubblico, ma che vogliamo anche proprio portare avanti per far conoscere al pubblico pescarese, e mi auguro non solo pescarese ma abruzzese, se non addirittura interregionale, questi nuovi artisti che sono emergenti, sono molto bravi artisticamente parlando, ma che hanno bisogno forse un po' di spinta. Ancora la pagina degli eventi, tutto pronto a Loreto Aprutino per domenica 10 luglio, dove torna, dopo l'ultima edizione del 2019, il moto incontro Un Sorriso per Maurizio. A distanza di 3 anni dall'ultima edizione, era il 2019, torna a svolgersi a pieno regime il moto incontro Un Sorriso per Maurizio, giunto quest'anno alla 5ª edizione. A Loreto Aprutino, domenica 10 luglio, sono attesi motociclisti da tutta la regione per quella che è anche l'ottava prova del trofeo turistico regionale. L'organizzazione, come sempre, è affidata alla locale associazione Motoclub 2P Passo Cordone. A differenza delle scorse edizioni, il ritrovo è fissato per le ore 8:30 in piazza Garibaldi, da dove si partirà poi alla volta del giro per i centri dell'area Vestina. Nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia, l'associazione ha spinto sempre per la ripartenza dell'evento, che omaggia una figura cardine. Dopo il 2019 di aver fatto l'ultimo moto incontro Un Sorriso per il nostro amico Maurizio, riprendiamo dopo 2 anni di lockdown il 10 di luglio, domenica a Loreto Aprutino, il 5º moto incontro intitolato a lui, riservato a tutti l'iscrizione per tutti i motociclisti, sia regionali che fuori regione. Le iscrizioni sono aperte, vi aspettiamo e vedremo delle belle. E siamo alla pagina dello sport. Giorni molto diversi a Pescara e Teramo. I biancazzurri sono in pieno fermento per le operazioni di mercato. Biancorossi alle prese con ricorso col Consiglio federale, che domani si pronuncerà su Diavolo e Campobasso. Jacopo Forcella.
Alessandro Sorrentino lascia il Pescara e va a Monza. Non che ci fossero dubbi sul buon esito della maxi operazione tra i Brianzoli e il club biancazzurro, che dunque, grazie all'estremo difensore classe 2002, realizza una plusvalenza innanzitutto e poi può dare il via ufficiale agli investimenti per la stagione che verrà. Sorrentino giocherà in Serie A dunque alle spalle di quello che sarà il titolare, Alessio Cragno, appena acquistato dal Monza, e presumibilmente di Di Gregorio, appena riscattato dall'Inter visto la promozione nella massima serie. Davanti invece il Pescara ha praticamente chiuso con Lescano, in arrivo dalla Virtus Entella, dove andrà Luca Clemenza. Non solo lui in terra ligure, perché anche Davide Zappella starà per trasferirsi alla corte dei Virtusini in prestito con diritto di riscatto dall'Empoli, proprietario del cartellino. Zappella e Clemenza dunque potrebbero proseguire altrove un'altra stagione insieme. Al Delfino però adesso serve, oltre che un centrocampista, il profilo numero uno è sempre quello di Simone Della Latta del Padova, anche un altro attaccante, ovvero Luigi Cuppone del Cittadella, rientrato in Veneto dopo l'esperienza a Potenza nella seconda parte della stagione. Sempre in attacco, contatti tra il Pescara e il Sassuolo per valutare il futuro di Marco Delle Monache, il classe 2005 è un grande prospetto, così come in difesa lo è Veroli, ma per il momento nessuna società ha chiuso l'operazione né con l'uno né con l'altro. È evidente che qualcosa accadrà nei prossimi giorni, visto che siamo ancora ai primi di luglio e la Lega Pro, a differenza della Serie A che parte a Ferragosto, ha altre due settimane prima dell'avvio del torneo. Il Delfino vorrebbe, con l'offerta giusta si intende, cederli ma tenerli comunque ancora una stagione in biancazzurro. Chi invece ancora non sa se sarà in aste di partenza dell'annata 2022-2023 è il Teramo, che ieri ha presentato ricorso contro la bocciatura Kovisok, che al momento lo relega fuori dal torneo di terza divisione. La DCF Sport Legal e i legali di Cintio e Ferrari hanno allegato il documento di accoglimento di rateizzazione dell'IVA non pagata nelle stagioni precedenti, ma è una mossa che potrebbe valere a poco, perché le norme sono strettissime e possibilità di integrazione postuma proprio non c'è. Domani è in programma il Consiglio federale, che dovrà decidere sui biancorossi e sul campo basso. La realtà è che gli attori protagonisti sanno prima di chiunque altro quanto i margini siano risicati, per non dire nulli, almeno dal punto di vista del procedimento sportivo. Per questo si lavora alacremente anche al piano alternativo, col titolo del notaresco che potrebbe essere trasferito proprio a Teramo, cosa che la tifoseria ha già fatto intendere di non volere, come si chiede discontinuità anche rispetto all'attuale assetto societario. Continuiamo con lo sport. Come ogni estate, il CONI promuove e valorizza l'attività sportiva giovanile riferita alla fascia di età 5-14 anni attraverso un percorso educativo sportivo multidisciplinare che accompagna il giovane in tutto il periodo dell'anno. Vediamo. Tornano gli EduCamp del CONI, un modo per diversificare l'estate dei bambini e soprattutto avviare lo sport. Sì, certamente il CONI ci ha puntato tanto a questi EduCamp, che sono delle attività multidisciplinari dove i ragazzi durante il periodo di chiusura delle scuole, giugno, luglio e agosto, fanno attività nei centri che hanno aderito a questo progetto, facendo appunto attività varie, non solo una disciplina ma svariate attività, in modo da creare i presupposti del miglioramento delle abilità motorie dei ragazzi, che poi possono scegliere la disciplina che più si confà alle loro caratteristiche. Ecco, che cosa ha incontrato questa mattina? Bambini dediti allo sport e comunque si divertono, e come ha detto proprio lei, avviandosi a capire qual è la propria disciplina ideale, quella che piace. Sì, vediamo che stanno provando varie discipline i ragazzi di questo centro di Città Sant'Angelo, del tennis, quindi del circolo tennis di Città Sant'Angelo. Un plauso particolare agli organizzatori, alla società organizzatrice, che proprio ha recepito appieno la caratteristica di questo progetto. Ripeto che è un progetto in cui i ragazzi devono provare varie attività per poter poi avere la possibilità di scegliere quella che più si addice alle loro caratteristiche, avendo acquisito delle abilità nelle varie discipline. Non solo discipline sportive, ma
come dice il nome, EduCamp, a portare i bambini anche ad avere rispetto dei propri amici e rispetto di chi poi insegna questa disciplina. Certamente una delle regole principali di chi fa sport è proprio quello del rispetto delle regole e del rispetto dell'avversario. Il nostro obiettivo del CONI con gli EduCamp e anche con i centri CONI, che sono altre attività che si fanno durante il periodo scolastico, questo è il prosieguo dell'attività dei centri CONI per coprire un pochino tutto l'anno proprio gli obiettivi primari da raggiungere, oltre a quella di cercare di ampliare il più possibile le abilità motorie dei ragazzi con questa attività multidisciplinare, ma è proprio quello di inculcare in loro il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario e di tutti i valori dello sport. E questo era il nostro ultimo servizio, tutti quelli che avete visto sono disponibili sul nostro canale social YouTube o al sito www.tv6.it. Intanto io vi ricordo l'appuntamento questa sera alle ore 21 con Velò in studio, Jacopo Forcella e Luciano Rabbottini. L'informazione torna invece alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.